Bentrovati, parte una nuova puntata dell'intervista. Quest'oggi con noi si tratta di un ritorno, l'onorevole Basilio Catanoso, leader di Muoviti Italia, ex vice coordinatore regionale di Forza Italia. Vice perché da qualche settimana lei ha lasciato il partito degli Azzurri in polemica con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. Ecco, partiamo da qui, cosa è successo? C'era una serie da tempo, come ricorderete, ci sono state una serie di polemiche che partono proprio dalle posizioni politiche che spesso ci hanno trovato su fronti contrapposti e quindi abbiamo alla fine scelto con Salvo Pugliese e i nostri amici che sarebbe stata meglio fare un'altra strada. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le vicende legate alle europee, dove il sottoscritto aveva già deciso, per la verità, di non schierarsi e candidarsi nei mesi precedenti, nemmeno in altri partiti che lo avevano richiesto, che ci avevano invitato a farlo con la mia candidatura, e però non ci potevamo trovare d'accordo nel renderci conto che non avremmo avuto uno spazio per misurarci, non tanto come ambiente politico, come persone che hanno vissuto insieme la politica, ecco, come comunità di intenti umana e politica, ma proprio anche territorialmente, come avete visto poi la lista di Forza Italia dei quattro maschi che ci sono previsti dalla legge in questa circoscrizione Sicilia e Sardegna, ha messo dentro, oltre l'uscente Cicu e il presidente Berlusconi, il capolista, ha messo dentro due candidati palermitani. Noi pensavamo che almeno questo tipo di rispetto nei confronti della provincia, della città, che ha portato più voti nelle ultime elezioni, non nelle ultime, le ultime soltanto, ma nelle ultime, nelle varie elezioni che ci sono state negli ultimi anni, ecco, immaginavamo che un minimo di attenzione, di particolare riscontro ci sarebbe potuto essere. E invece il fatto di esserci trovati in questa condizione ci fa capire quanto il partito faccia delle scelte che non sono quelle per il partito, ma altre. Diciamoci la verità, questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il problema centrale per noi resta quello politico. Forza Italia è diventato un contenitore certamente nel centrodestra, finché ci sarà Berlusconi assolutamente ancorato nel centrodestra, ma non più nella condizione di vivere all'interno di questa alleanza e basta. Le posizioni che si sono espresse in alcune regioni italiane, soprattutto in Sicilia, sono state molto diverse da quelle che sono state il nostro faro illuminante nel corso degli ultimi anni, anche nel programma delle ultime elezioni politiche, con varie polemiche che ci sono state all'interno, e quindi abbiamo capito proprio che la linea del partito evidentemente si sposta molto su una linea centrale e che noi invece non abbiamo alcuna intenzione di sposare, non perché vogliamo fare un partito estremista che non ci è mai interessato, ma vogliamo essere il centrodestra così come era l'ambizione del Popolo della Libertà. Ricordo a tutti che noi coerentemente e lealmente abbiamo fatto, lealmente con i nostri elettori, abbiamo fatto un percorso che è sempre stato chiaro ed è stato quello di passare da Alleanza Nazionale, di accettare il passaggio nel PDL, quindi quella fusione che ci fu per opera di Berlusconi e Fini nel ormai lontano 2008-2009, ecco, e in quella fase ci siamo trovati dentro il PDL. Poi ci è stato assicurato che il cambiamento di nome era un fatto esclusivamente tecnico e di immagine, ma che politicamente Forza Italia sarebbe stata il proseguo del PDL. Finché questo è stato, noi assolutamente con la solita coerenza abbiamo fatto battaglia anche interna al partito, come è normale che sia, contrapposizioni, ma anche condivisione di molte posizioni. Quando questo non accade più e le posizioni politiche sono altre, noi siamo persone di dirittura morale e politica sempre uguale, abbiamo deciso, ecco, di fare un attimo di riflessione. Noi vogliamo che la politica italiana possa avere un centrodestra coeso, senza lotte interne, senza ammiccamenti e occhiolini fatti dall'altra parte, con gli alleati che in questo momento ci sono all'interno del parterre del centrodestra. Quindi vogliamo adesso
fare una riflessione appunto sui temi e sulle vicende della politica. Sul futuro parleremo più avanti, ma vorrei tornare alla goccia che ha fatto traboccare il vaso alla candidatura. Voi sponsorizzavate la ricandidatura di Giovanni Ravia, che poi non è un uomo vicinissimo a voi. A spuntarla è stata invece Giuseppe Milazzo, il palermitano a cui faceva lei riferimento. Micichè nei giorni successivi alla vostra decisione ha detto era una richiesta pretestuosa, avevano già deciso di lasciare il partito. No, l'ho spiegato. È chiaro che c'era una crisi latente, una crisi peraltro che durava nel tempo, ma l'abbiamo visto nei comunicati miei di Salvo, molto spesso ci siamo trovati a battibeccare con la Prestigiacomo o con il presidente Micichè su alcune questioni, ma questo credo che sia legittimo e siamo tutti abituati alla politica che all'interno di un partito fa questo. Quando si esagera però, ecco, poi ci si viene a trovare di fronte a condizioni nelle quali non è più possibile resistere. Noi non lo sapevamo prima, fin quando, dicevo, abbiamo avuto la possibilità di sperare che la linea del PDL fosse ancora quella, la linea quindi che era la continuità del PDL. Quando abbiamo capito, ci siamo resi conto, non abbiamo potuto fare altro che questo. Non è così poco importante come si cerca di dimostrare, perché come diceva Micichè, io avevo già detto che non mi sarei voluto candidare, quindi è vero la dichiarazione sua che ha detto mi ha dato la indisponibilità, è vero che era stato chiesto a me da parte del presidente Micichè, ma non c'erano più le condizioni appunto politiche. Quello che ha fatto Pogliese, non tanto da sindaco di Catania, quando da segretario provinciale di Forza Italia in quel momento in cui lo era quello di rivendicare una posizione a Catania per una candidatura che fosse catanese o della Sicilia orientale, di un uomo che potesse battersi per farcela. Non era il nostro candidato, per essere chiari, l'onorevole Lavia, non era il nostro candidato perché viene da un'altra storia, ma perché ognuno di noi avrebbe poi scelto, ci saremmo seduti tutti insieme come abbiamo sempre fatto, per capire cosa fare sulla candidatura. Sicuramente però a Catania avrebbe avuto il voto di molti catanesi, così la città di Catania, tutto il nostro territorio, ha visto con quale tipo di superficialità non è stata data la possibilità di una presenza su cui andarsi a contare. Ripeto, noi magari come ambiente politico avremmo pure potuto fare un'altra scelta, non è stato un problema dovuto ai nomi, né io ho rivendicazione da fare, perché a me era stata proposta la candidatura dall'onorevole Micichè, prima proprio ma anche dai dirigenti del partito a livello romano, prima proprio della rottura. Ma come comprendete non c'erano le condizioni. Quali condizioni rappresentare sono venute meno? Quella di rappresentare quella linea politica che è quella a cui vogliamo noi, ecco, vogliamo fare riferimento noi. Onorevole Catanoso, nei giorni successivi alla vostra decisione voi vi siete incontrati, doveva essere una riunione ristretta, invece questo incontro ha avuto un successo che forse non vi aspettavate, oltre 300 partecipanti, con una decisione, quella di riunirvi in questo contenitore, così come lo avete definito, Muovi d'Italia, dal progetto che lei porta avanti ormai da 8 anni per parlare di politica e idee. Con che obiettivi questo contenitore? Intanto siamo arrivati a questa riunione appunto con un'altra idea, quella di chiacchierare con i nostri dirigenti. Pensavamo di essere un'ottantina, un centinaio al massimo di consiglieri, ex consiglieri comunali e provinciali. Avevamo chiamato i nostri soliti amici con i quali siamo soliti fare appunto politica e ragionare delle cose della politica. In effetti c'è stata un'attenzione particolare, a passaparola sono arrivate parecchie più persone. Questo dà l'idea anche dell'attenzione che c'è però all'esterno dei ristretti ambiti della politica dirigenziale, cioè c'è voglia tra dirigenti politici di avere delle risposte. La gente oggi si sente abbandonata in molti partiti e bisogna lavorare, questo è quello che noi vogliamo fare, a dei contenitori, degli strumenti politici, dei partiti, per dirla bene, che ecco, possano rappresentare le istanze, le voglie di tutta la nostra popolazione, ma anche i diritti legittimi della stessa e quindi di coloro i quali la rappresentano. Noi ci siamo trovati lì perché pensavamo di capire insieme quale fosse il percorso da fare da adesso in avanti e ci siamo trovati a doverci confrontare, come ha ricordato, con parecchi dirigenti anche che venivano da altre esperienze politiche, non erano tutti già all'inizio dei nostri vicini, non erano più tutti quelli che hanno seguito la nostra esperienza, e però abbiamo trovato
veramente tante persone con cui condividere e che vogliono condividere questo percorso. Quindi io spero che sia la volta buona per mettere da parte le varie situazioni di belligeranze piccole e grandi, locali, dei territori, delle province, dei piccoli e grandi comuni, ecco, mettersi tutti insieme per fare un percorso. Non abbiamo chiaro cosa fare, abbiamo una sola chiara un obiettivo chiaro, una chiara meta, che è quella del centrodestra, quindi di restare all'interno del centrodestra. Dialogheremo con ciò che verrà fuori dopo le elezioni e direi, credo, dopo l'estate, in questo panorama politico. Il centrodestra oggi è fatto da Fratelli d'Italia, che dice di voler fare un nuovo congresso per allargare l'area e creare un partito che è di centrodestra, che guarda a destra. Credo di capire una sorta di alleanza nazionale. Possiamo essere interessati a un ragionamento di questo se le tesi saranno che noi nel frattempo svilupperemo, perché continueremo a fare una serie di riunioni anche tematiche con tutti questi dirigenti e poi man mano vorremo aprire alla gente comune che vorrà con noi confrontarsi. E dall'altra parte la Lega dice di voler abbandonare il leghismo nordista e fare un partito nazionale. Sono due temi importanti per noi, sono due riferimenti della politica del centrodestra che ovviamente non si può far finta che non esistono. Vediamo che cosa accade dopo questo periodo, dopo le europee. Noi avremo già iniziato il nostro percorso, noi ci rivedremo in queste settimane prima delle europee con i nostri amici e dirigenti, inizieremo questo percorso, ad organizzare questo percorso, direi tematico, di contenuti, con i quali poi potremo confrontarci con coloro i quali appunto hanno in testa, in pensiero, di fare questo centrodestra unito, serio, così come lo vuole, credo, la gente d'Italia, che ha dimostrato più volte di volere il centrodestra al governo, ma che purtroppo è rimasta delusa. Ci sono stati tentativi all'interno di Forza Italia di frenare o quantomeno far tornarvi indietro. Su tutti ricordo quella di Giuseppe Castiglione, che ha detto di ripensarci, ma a livello dirigenziale romano c'è stato qualche approccio? Giuseppe Castiglione l'ha fatto con una lettera dopo, dicendo quello che pensava della vicenda, e forse bruciato dal percorso che lui fece tempo fa fuori da Forza Italia. Per noi, vede, la discussione è diversa, non è stata questione di spazi, che come dicevo ci hanno invitato alla candidatura, quindi non è un problema personale, è stata questione più che altro di idee, di trovarsi, di modi di fare e di idee insieme. Ecco, noi, uno si deve sentire a casa propria per fare le cose per bene. Noi facciamo politica perché ci piace, è un servizio alla gente, alla nostra terra, che abbiamo sentito da sempre. La gran parte dei nostri dirigenti viene dal mondo giovanile, da quelle esperienze giovanili, come sa, perché ci seguite affettuosamente da tanto tempo. Quindi noi da questi convincimenti forti abbiamo immaginato, come dicevo prima, che non si potesse continuare quel percorso. È vero che siamo stati chiamati, ci sono state dette un sacco di cose. Io non posso dire di singole persone, di singoli dirigenti romani, centrali di Forza Italia, che non abbiano avuto attenzione, dai capigruppi di Camera e Senato alla ristretta cerchia di amici del Presidente, allo stesso Presidente Berlusconi. Ecco, abbiamo avuto delle dimostrazioni di affetto molto importanti e noi abbiamo ringraziato, ricordando che il problema per noi non è mai stato quello di avere un posto in più di parlamentare o due o l'assessore regionale. Ecco, il problema non era quello. Avremmo forse potuto giovarci di questo momento per ottenere delle cose, ma non era un problema interno al partito di ottenere spazi. Questo si sarebbe potuto fare scambiandoci qualcosa sulla candidatura regionale, l'assessorato, come dicevo, e il resto. Sì, sono state fatte tante avanze, immaginando forse che il linguaggio in uso per altri potesse essere lo stesso che interessava a noi. A noi questo linguaggio non interessa, ma interessa quello dei fatti concreti. Se si vede che la linea del partito riconosciuta, anche quando ci si dice che può essere pure sbagliata, deve essere di un certo tipo, deve per forza continuare a essere in quel modo, ecco, noi invece siamo legati a quello che doveva essere, che era stato scelto dal congresso di fondazione del PDL, quello che doveva e deve essere la linea di condotta del centrodestra. Se questo non è, non ci interessa, a prescindere dagli spazi, decideremo con chi invece questo percorso va
portato a compimento. Lei ha annunciato la sua decisione di lasciare il partito con un comunicato al Vetriolo, dove risparmia, usa parole dolci soltanto per il presidente Berlusconi. Ecco, cosa vi siete detti poi dopo, quando vi siete sentiti? Ma non ho, però non mi pare di aver attaccato nessuno personalmente. Io non ho nessun problema con amici di Forza Italia, ex amici e colleghi di partito, che stimo uno per uno tutti. Ripeto, è un problema di natura politica. Abbiamo spiegato che il problema è esclusivamente di natura politica. Non si può dire che la linea del partito è quella, rassicurarci in tal senso e poi però permettere che ne venga seguita un'altra dai vertici regionali in questo caso, ma del partito a vari livelli. Ecco, noi siamo stati abituati a partiti fatti con le regole, forse veniamo da troppo lontano, ma siamo stati abituati così e vogliamo continuare a esserlo. Vogliamo che uno prima stabilisce le cose che possono essere fatte, che devono essere fatte, e che poi, se queste cose vengono mantenute così come la gente ci chiede di fare, si può andare avanti sempre a prescindere dagli spazi. Se no, no. Quindi abbiamo ribadito soltanto questa tesi. È da troppo tempo che non si parla di politica, a parte il nostro Muoviti Italia. Vede, noi l'abbiamo voluto chiamare così perché, io la ringrazio, ha ricordato che da 8 anni noi facciamo Muoviti Italia in giro per l'Italia. È nata come la voglia di fare confrontare, di dare uno spazio di confronto a vari amici che mi sono rimasti amici a livello nazionale, ci sono rimasti amici a livello regionale, a me a salvo, facendo politica giovanile. E quindi l'abbiamo fatta una volta nell'Udinese, una volta l'abbiamo fatto a Sorrento, una volta è stata fatta a Chianciano, parecchie volte in Sicilia, da tre edizioni viene fatta in Sicilia, perché ovviamente ci è più facile organizzarla, siamo nella condizione di avere il centro nevralgico di questa nostra comunità, qui in Sicilia ci viene più facile. E quindi non sapevamo cosa fare, non sapevamo che avremmo messo su questo contenitore. E quindi, invece di fare la solita associazione e dargli un nome come fosse un piccolo partito, abbiamo voluto ricordare questa nostra esperienza di ogni anno, che continuerà a ottobre a Catania, faremo di nuovo Muoviti Italia per la 9ª volta, e lì speriamo di o dare un indirizzo che viene fuori da tutto quello che accadrà di lavoro e in questo pensatoio che vorrà essere questo contenitore nel corso di quest'estate, oppure comunque una parte finale di questo percorso. L'abbiamo chiamato Muoviti Italia proprio per dare l'idea che questo percorso va fatto partendo da un lavoro che molti militanti e dirigenti giovanili e non più giovanili, perché non lo siamo più in tanti, ecco, hanno fatto nel corso di questi anni per passare una fiaccola da uno a un'altra persona. Questo è quello che vorremmo lasciare a livello di eredità politica e morale a tante persone che si affacciano alla politica, e speriamo che siano in tanti a affacciarsi alla politica, perché sennò con la non politica, con l'antipolitica, poi succedono i pasticci di oggi, che la cosa pubblica viene affidata a gente completamente sprovveduta, che si sa come vengono gestite le amministrazioni. Ecco, noi dobbiamo tornare alla serietà della politica. Speriamo che il nostro contributo, insieme a quello di tanti altri, possa essere utile. Catanoso, in attesa di questa 9ª edizione, nel corso della quale, come ha detto, potreste annunciare cosa farete da grandi, ci sono i prossimi appuntamenti elettorali su tutte le europee del 26 maggio. Ecco, come vi ponete a questo appuntamento con le urne? Faremo una riunione su questo tema, perché ce lo chiedono tanti dirigenti a livello locale, perché ovviamente ognuno che è il riferimento della propria comunità locale è chiaro che si confronta col territorio e con i propri amici, e in tanti chiedono: ma che facciamo? Come vogliamo, a chi vogliamo guardare? Ecco, noi non abbiamo una medicina, non avendo scelto e non avendo ancora fatto quel percorso, non la possiamo avere né inventare adesso, quindi non daremo una indicazione ferma e scontata. Non possiamo votare per un partito che poi magari non sarà il nostro, perché non ne condividiamo le idee, i progetti, e prima quelli vogliamo vedere. Quindi, come dicevo prima, noi vogliamo arrivare a questa meta di condividere un partito, di condividere uno strumento politico in piena regola, solo passando da questo contenitore a quello con delle idee, con delle basi programmatiche. Quindi questa volta ritengo che molti dei nostri amici aiuteranno
il partito o la persona che più gli sembra dignitosa in questa povera campagna elettorale, perché è una campagna elettorale davvero povera di simboli, davvero povera di personaggi, ma soprattutto purtroppo davvero povera di idee, di progetti, di programmi. Io non ho ancora sentito in questo inizio di campagna elettorale parlare di progetti, parlare di cosa serve alla gente. Speriamo che cambi nel corso delle ultime due settimane di campagna elettorale, ma in attesa di questo, ecco, noi vogliamo lavorare semplicemente, con molta modestia, a iniziare questo, di nuovo questo percorso anche per altri. Quindi non daremo un'indicazione scontata, ci confronteremo nei prossimi giorni e vedremo territorio per territorio ognuno di noi con che realtà si trova. È chiaro che una visione diversa rispetto alla mia avranno i nostri amici palermitani o messinesi o siracusani, in base anche a coloro i quali popolano i territori, i loro territori nelle liste. Quindi cercheremo di capire che cosa succede, ma Muoviti Italia non si schiererà per nessun partito politico fin quando non si farà con una convinzione di tutto questo gruppo, che deve essere, ripeto, maturata sulla base di progetti e sulla base di idee. Sin qui le europee, ma i tempi della politica certe volte non sono certi. Se si dovesse tornare al voto anticipatamente per le politiche nazionali, Muoviti Italia cosa farà? Noi continueremo il nostro percorso. È chiaro che noi abbiamo l'interesse e la voglia di confrontarci e di trovare una casa all'interno della quale svolgere la nostra attività politica, ma ritengo, e la dimostrazione sono i contatti di questi giorni, di queste ore, ma per la verità di questi mesi, perché noi eravamo stati invitati a mettere un candidato, a candidare me stesso, come peraltro dicevamo prima, nei mesi scorsi anche da altri soggetti politici del centrodestra. E lo abbiamo rifiutato proprio perché vogliamo completare questo percorso da persone serie, quale abbiamo sempre dimostrato di essere. E quindi oggi ci troviamo in una condizione che necessita l'approfondimento, non avremo assolutamente accelerazioni particolari, non credo nemmeno per la verità che ci saranno accelerazioni rispetto alla data delle politiche, anche perché la data delle politiche o si vota a giugno e le Camere dovrebbero essere sciolte entro la prossima settimana o la prima settimana di luglio, possiamo arrivare a metà maggio, però dico, se non c'è un motivo di caduta del governo e soprattutto se il Presidente della Repubblica non decide di andare a votare, perché il Presidente Mattarella potrebbe decidere di fare altri tentativi di formare un governo politico, tecnico o come lui dovesse valutare, non si può andare a votare. E non credo, lo ricordo perché credo che la nostra riflessione possa servire anche a qualche telespettatore meno attento alle cose della politica, non sarà possibile votare da ottobre a dicembre, perché il governo in carica dovrà portare una finanziaria, si dovrà caricare il peso di una finanziaria particolarmente difficile e la dovrà supportare in aula, quindi nelle commissioni. Io non credo che Mattarella consentirà di arrivare alla legge finanziaria con un governo neonato oppure con un governo ancora tutto da definire. Immagino che invece vorrà fare con un governo già presente e chiaramente che ha un progetto e un programma dal punto di vista di mettere su una legge finanziaria di questo tipo. Quindi o si voterà nella prima settimana di luglio, giugno, prima settimana di luglio, oppure io credo che ammesso che ci possano essere le elezioni anticipate non si potrà fare prima di febbraio-marzo. Poi può essere invece pure che il governo si riassetti, che trovino la quadratura e che si possa andare avanti. Come giudica questo governo giallo-verde, che vede appunto tra i protagonisti la Lega, che è uno dei vostri principali interlocutori? Sì, interlocutore, ma non solo nostro nel senso della nostra scelta del locale di questo gruppo, del centrodestra. La Lega è, come è stato il PDL prima, il fulcro del centrodestra italiano per i risultati che ha, per i sondaggi, ma per i risultati che ha dimostrato di avere oggi anche nel Meridione. Quindi noi la giudichiamo positivamente e con grande attenzione. Sul governo, per la verità, ci sarebbe molto da dire. Non credo che questo sia un governo fatto da persone che
sanno cosa vogliono, ce ne sono di primissima classe, come si vede, ma ce ne sono degli altri che fanno fare brutte figure non solo al proprio partito di appartenenza, ma a tutta l'Italia quando vanno in televisione. Abbiamo sentito parlare di economia a gente che non aveva nemmeno l'idea, non aveva manco visto la legge finanziaria. Quindi, ma senza arrivare a fare l'elenco di chi sono quelli bravi e non bravi, anche ministri ci sono stati che voi giornalisti avete avuto difficoltà di intervistare nel corso di questi ultimi mesi, e la vicenda è un po' penosa per il nostro paese. Direi che il governo va veramente rivisto. È un governo senza un programma. Già detto questo, abbiamo detto tutto. Il governo può, quando deve durare 2, 3, 4 mesi in un'emergenza da legge finanziaria, può pure fare un vademecum con 2, 3, 4, 10 punti sottoscritti, ma quando diventa un governo serio non lo può essere. Ecco, un governo di legislatura ha bisogno di un voto popolare e ha bisogno di un progetto, di un programma politico che è alla base di quel voto popolare. Questo certamente non è il governo a cui noi pensiamo. Salva soltanto gli uomini della Lega? Devo dire che la gran parte degli uomini della Lega sono bravi, avrebbero sicuramente bisogno di uomini di Fratelli d'Italia e di uomini migliori di Forza Italia per mettere insieme un centrodestra coeso su un progetto che va fatto sulla base del vecchio programma, ma rivisto e aggiornato. Ecco, quello credo che possa essere un governo che questo paese merita. Lei guarda già al futuro. Ma dobbiamo per forza guardare al futuro, al di là delle vicende personali, perché io non so nemmeno se sarò interessato a una candidatura, ma sicuramente sono interessato a continuare a far politica, anche appoggiando gli altri, anche stando vicino a tutti gli amici che abbiamo cercato di far crescere. C'è una bella classe dirigente e la Sicilia può esprimere da questa classe dirigente finalmente la possibilità di qualche leader che a livello nazionale si faccia sentire. Questo non succede ormai da troppo tempo. Eppure i provvedimenti di questo governo continuano a far prendere consensi a questo esecutivo, provvedimenti popolari, penso alla legittima difesa, quota 100, reddito di cittadinanza, c'è qualcosa che salva di queste iniziative? Sicuramente quello della legittima difesa è parte di un programma di centrodestra, così come lo era la flat tax. Quindi diciamo che la Lega ha cercato di mettere alcuni dei punti del nostro programma comune di centrodestra dentro questo, come dire, compromesso firmato con i 5 Stelle, ma ci sono tanti altri punti, come quello del reddito di cittadinanza, che non si può salvare sia per i risultati che sta ottenendo, alcune volte addirittura ridicole. Abbiamo tutti letto sulla stampa quello che accade: a volte si chiude tutto con qualche decina di euro al mese. Non è quello che era stato propagandato e promesso in campagna elettorale, ma questo se ne accorgeranno gli italiani poco a poco. Per me invece vale la contrarietà al progetto, perché proprio credo che la gente debba essere abituata alla meritocrazia. Lo Stato deve dare la possibilità a tutti di lavorare, e questa è la scommessa dello Stato. Quindi aiutare le imprese, fare le infrastrutture, mettere nella condizione il paese di essere in concorrenza con gli altri paesi seri, cosiddetti occidentali, comunque i paesi sviluppati. Ecco, mettere tutti nella condizione di esserci, di lavorare, e poi lì vince la meritocrazia e va avanti chi è più bravo, chi studia di più, chi lavora meglio, chi lo sa fare meglio. Non si può immaginare di fare capire ai ragazzi che si può non lavorare e essere messi nella condizione di essere mantenuti dallo Stato, perché questo è proprio esattamente contro quello che dice la destra. È uno dei motivi per cui io sono di destra e non sono di sinistra. Io sono perché questo livellamento non esista né nelle responsabilità né negli eventuali successi. Noi dobbiamo tornare a una meritocrazia, un'impostazione che sa che le persone devono essere uguali ai blocchi di partenza e dopo, una volta finita la fase della vita nell'altro mondo. Ma in mezzo, nella vita quella lì del lavoro, nella vita dello sviluppo, ci deve essere per forza la prova del fare, che è quella lì di confrontarsi con la realtà. Salvini avrebbe dovuto staccare già la spina a questo governo in precedenza, secondo lei? Cioè, se fosse stato a posto di Salvini, che avrebbe fatto? Beh, io l'avrei staccata. Io credo che sia necessario staccarla. Immagino che non l'abbia fatto perché non ha la garanzia del capo dello Stato di andare a votare, e quindi secondo me teme un governo tecnico che peggiorerebbe ancora di più la situazione dell'Italia. Dopo un governo paratecnico come questo, un governo del tutto tecnico, con i vari personaggi che non sono riusciti a farlo prima di questo tentativo cosiddetto giallo-verde che ricordava lei, sicuramente sono lì alla finestra ad aspettare che Mattarella li chiami. Quello sarebbe il disastro totale. L'Italia ha bisogno di un progetto politico.
quindi ha bisogno di un progetto serio che gli italiani possono sposare o meno, e quando lo sposano che possono bastonare o premiare alla fine dei 5 anni. Ha bisogno di tornare alla serietà della politica. Quindi io dico, io lo avrei fatto, ma lo dico istintivamente, con un riflesso, come dire, un po' tra il romantico e quello dell'appassionato di politica, però capisco bene che le ragioni saranno tante per non averlo fatto, evidentemente avrà le sue ragioni. Io immagino che le ragioni sono quelle che le ho esposto, cioè la incertezza della data delle elezioni. Non credo che possa essere altro. Lei avrebbe staccato la spina, ma avrebbe fatto l'accordo di governo con i 5 Stelle? Beh, io non credo che l'avrei fatto, no. Io non penso che sarei arrivato a questo. Comprendo bene che la situazione di grande difficoltà talvolta può mettere dei leader politici, che certamente sanno più cose di quelle che so io, a fare un'analisi che possa nei confronti del Paese far sì che si passi, come dire, la mano sulla coscienza nel fare le cose. Quindi non ho il quadro di valutazione che ha avuto il Presidente Salvini nel fare questa scelta. Io così ex abrupto le dico che non l'avrei fatto, ma è troppo semplice. Ecco, né io né lei abbiamo, credo, il quadro che avevano coloro i quali si sono presi la responsabilità di farlo. Ora credo comunque che sia arrivato il momento di mettere punto a questa esperienza. Onorevole Cattaneo, concludiamo parlando della Sicilia, del governo regionale, un governo di centrodestra guidato da Nello Musumeci. C'era un'ampia aspettativa su questo esecutivo, dopo un anno e 6 mesi però non è stato fatto ancora molto. Ecco, come giudica l'operato di questa squadra? La Sicilia è una terra difficile che è stata mal governata per tanto tempo, e quindi immaginare che si possano risolvere tante cose è legittimo, immaginare che si risolvono davvero tutte è diciamo così, difficile da immaginare e comunque da lasciar passare. Politicamente ci sono alcune cose che stanno andando bene e la volontà, la buona volontà nel cambiare alcune cose è sotto gli occhi di tutti. Ci sono altri settori nei quali non si riesce ancora ad avere un collegamento tra quello che è il legittimo interesse della gente quando è all'interno delle norme, del rispetto della normativa e delle altre persone, con quello che è l'azione di governo. Man mano queste cose si stanno avvicinando, speriamo che si trovi una coerenza nell'azione di governo che faccia l'interesse della gente. Mi riferisco per esempio capisco da una parte alla necessità delle scadenze del fare il piano paesaggistico, ma certamente non si può immaginare che un comune come Cireale, dove siamo adesso, quindi parliamo per non prenderne altri, ma tanti altri comuni in Sicilia sono in questa condizione solo perché le amministrazioni per l'ultimissimo pezzo, la prima parte di questa amministrazione e quella e tutta la parte precedente, quella ancora precedente, avevano lasciato perdere, cioè nessuno andava a queste riunioni. Il piano paesaggistico da Cireale prevede che il territorio venga tutto bloccato. Lo sanno tutti, lo sanno a Palermo. Io credo che su questo vadano fatte delle riflessioni serie. Non è un problema di un solo comune e non si può nemmeno rispondere, beh, ma gli altri hanno avuto il tempo per farlo. Sì, ma ogni comune ha una situazione fatta di elezioni, fatta di dirigenti, fatta di personaggi politici che possono essere più o meno bravi. Quindi il confronto va fatto con quelli che sono i risultati. Bisognerebbe trovare il modo di riverificare, centralizzando tutte le vicende dei comuni, e il perché ci sono delle zone, delle macchie bianche e colorate, per esempio in alcune mappe dei territori di tutta la Sicilia. Cireale è un facile esempio. Cercherò di parlarne con i rappresentanti del governo regionale al più presto, anche se questo è già stato fatto anche dall'amministrazione comunale e da tante altre amministrazioni comunali. Bisogna che venga sottolineata l'esigenza di cambiare passo proprio rispetto alle esigenze della gente. Da leader di Muoviti Italia adesso ho avuto modo di incontrare il governatore Musumeci, con il quale in passato qualche frecciatina è volata? No, non ho avuto modo. So che ha visto Salvo Pugliese nelle scorse settimane. Io non ho avuto modo, ma sicuramente capiterà, anche se, ripeto, il nostro non è un confronto di spazi, quindi io lo vedrò su alcune tematiche che del nostro territorio che mi sono state sottoposte, ma non in una vicenda di lavoro di tematica politica. Noi adesso
faremo ognuno per i nostri dirigenti che hanno un ruolo, sindaci, consiglieri comunali ed altro, ognuno farà la propria attività, il proprio dovere, e nel frattempo troveremo il tempo per fare una piattaforma programmatica e parlare di politica, per confrontarci con gli strumenti, come li chiamiamo, politici, diciamo, i partiti, i contenitori a livello nazionale, e capire cosa fare. Con Musumeci non ci sono problemi dal punto di vista politico, e certamente un rappresentante del centrodestra, e io spero che questo governo possa fare il meglio per i siciliani, quindi non posso che fargli gli auguri e in bocca al lupo. Lei poc'anzi ha detto che non sa ancora se è interessato ad un'eventuale candidatura alle nazionali. Lei è stato deputato nazionale più volte, ma Basilio Catanoso cosa vede nel suo futuro? Intanto io non credo a quello che ha detto. Mi sto occupando, non credo, no, invece deve credere, mi sto occupando con grande piacere e interesse nuovamente della mia azienda agricola, e continuo a fare politica, come vede, in tutti gli spazi che mi lascia l'altra attività, lo continuo a fare a fianco dei nostri. Vediamo che cosa ci sarà attorno da fare, ci possono essere le condizioni immediate di fare un cambio di classe dirigente, possono non essere arrivate quelle. Mi fa veramente una domanda che alla quale non so rispondere, però le dicevo in piena sincerità che non so bene che cosa fare. Abbiamo terminato, grazie onorevole grazie. Catanoso, leader di Muoviti Italia, ex vice coordinatore regionale di Forza Italia, grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'intervista torna giovedì prossimo con un nuovo ospite.